up, che sono ovviamente io. Sei tu? Sì, no, no, io sono Ariana Grande. Già, giusto. Che è diversa Ariana Make Up e Ariana Grande. Bene, e oggi ovviamente faremo qualcosa inerente al... No, raga, voi dovete sapere che stiamo ancora recuperando pezzi del video precedente che sono rimasti qua. Oddio, i cadaveri della... Le salme sempre siano ricordati. Ma bando alle ciance, ora faremo un altro circo. Tira fuori il circo. Dai, usciamo. No, ma prima sigla! Allora, oggi proveremo questo fantastico giochino, ovvero il My Lipstick Color Change. No, ma che meraviglia di Barbie. Io mi sento a casa. Sai che ho anche un tatuaggio dedicato a Barbie io? Certo, ho scritto Ken qua. Adoro! Perché mi sento un po' Ken umano. E non vedo l'ora che esca il film di Barbie. Bellissimo. Tra l'altro uno sponsor per uno ora sponsor. No, magari no. Il prossimo video sì. Oggi comunque faremo il make up di Barbie. Il make up di Barbie. No, creeremo il rossetto di Barbie. I rossetti e tra l'altro cambiano colore in base a temperatura, notte e giorno. Esatto, cioè vabbè, l'hai spiegato. Se ti girano le balle cambia il colore anche lì. Come si apre? Mi serve. Aspetta che la apro io. Vai, scavicchi ma non apra, cioè... Ma raga, almeno 5 ne farai, yeah. 5 rossetti, 15 euro più l'experience. Adoro, che poi questa cosa si trasforma anche nella postazione make up. Bellissima. Sai che secondo me Barbie ha un potere gigantesco come messaggio. C'è la gente che diceva ma Barbie dà un messaggio negativo per quanto riguarda la bellezza femminile. Barbie può fare tutto, raga. Vi rendete conto che Barbie può essere un'astronauta e il giorno dopo può fare la maestra? Barbie può fare la professoressa e può fare anche la poliziotta. Questa è Barbie. Questa è Barbie. Poi c'è Barbie. E ci sono le istruzioni che vorrei tanto non leggere, ma credo che... No, ma no. Mi sa che in questo caso ci servirà. Allora, ci sono le istruzioni per disegnare. Per disegnare, per montare per il... Per montare la postazione make-up. Se vuoi ti aiuto. Vai, aiutami. Se non fai da sola per quel che mi riguarda. Guarda che cute. Oddio. Allora, serve la base. Che okay, questa qui, quindi togliamo i pizzilli. Io li chiamo i pizzilli. Ma chiamali come li vuoi. Ok, dopo aver tolto i pizzilli, abbiamo servono... Qua... Ah, bello. Il contorno. Il contorno occhi. Il contorno occhi di Barbie. Poi qua abbiamo... Okay, siamo da Sephora improvvisamente. Ma che bello! Ma che bello, non è bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Questo qua devi tenerlo, non gettarlo, eh. No, ma figurati, ma te lo regalo. Bellissimo, sì, grazie. Lo voglio. Lo devo avere, assolutamente. Poi dobbiamo scavicchiare questi. Ah, e dobbiamo fare la griglia, nido d'ape. Ah, addirittura. Sì. Vabbè, avevo bisogno di spazio. Facciamo la griglia nido d'ape di Barbie. Qual è la tua Barbie preferita? Cioè, da piccola avevi una Barbie che era la tua preferita? Allora, ti dirò, io da piccolina ero un po' una maschiaccia, quindi non giocavo con le Barbie. Però poi, crescendo, ho detto, wow, Rosia. Quindi, cioè, io sono una Barbie vivente. Ti devo dire, ho la classica. Beh, ti devo dire... Sì, la classica. La classica bionda. Mamma, che noia. Che noia. No, la mia prefe era Barbie con l'usignolo. Lei era pazzesca, raga, era meravigliosa. Ovviamente a me non me le regalavano le Barbie, però ce le aveva tutte mia sorella, che non le voleva. E quindi ci giocavo io e aveva la Barbie con l'usignolo, che lei stava così, aveva un abito blu con tutti i fiori. E poi stava così e aveva l'usignolo che cantava veramente. No! Ma dovevi vedere che meraviglia di abito biondo con i capelli. Mamma, lei è pazzesca. Io però mi ricordo che c'avevo il treno di Barbie, il camper di Barbie, la nave di Barbie. Avevo tutto di Barbie. Perché quella è la meraviglia di Barbie. Lei può tutto. Può tutto, lei ha lei può tutto. Fare tutto, ok? E adesso dobbiamo fare la griglia nido d'ape di sta roba qui. Due pettolini così. Così. Ma io volevo fare dei rossetti. Quattro. No! Vabbè, ti aiuto io. Uno da tre, uno da quattro. Mi sembra di ritornare a fare la commessa quando montavo gli espositori. Grazie, bel suono, mi piace. Molto piacevole, eh. Mamma, non ce la faccio, io non arrivo a Natale. E dovrebbe essere per i bambini di quanti anni? Dai 5 anni in su, in teoria. Non arrivo a Natale io. Ah! C'è anche lo specchio. Eccolo qua. No. Tu attacca lo specchio così ti distrai nel frattempo, Tom. Eh no, allora no, prima va quello. Beh, ma quindi il tuo giocattolo preferito da bambina qual era? Le Polly Pocket mi piacevano. Bellissime. Mia sorella aveva la casa gigante di Polly Pocket. Io! Quella col lago in mezzo. Sì, bellissima. Pazzesca, ma quanti litigi ci piaceva un sacco fare con quella calamita che partiva da tutte le parti. Oppure i cuccioli cercamici.
No, io non credo nel cuccio circa. No, come non ci credi? Ah! Oddio, riuscirò a togliere sto coso? Ok, sì. Momento ASMR. Sì. La serie di difficoltà che sto avendo, tu non puoi capirlo. Ma no. Ok, allora. Ma come che si attacca? Scusa. Infatti, quello dove si mette? Ma così, ma non abbiamo un nastro adesivo. Ma raga, lo giuro, sto impazzendo. Ah! Io volevo fare dei rossetti, ma com'è possibile? Vabbè, ce ne sbattiamo la grande, facciamo i rossetti e basta, ti dirò, eh. Ma no. Ci devo riuscire a togliere sto roba, eh. Nel frattempo, qua mettiamo le mensole espositive, come sempre. No. Ok, dopodiché qua così e tu riesci a incastrarlo, sì, dentro. Sì, vai. Ok. Sì, ma questo come fa a stare su? Ma poi lo specchio è piccolissimo e sto coso è enorme. Oh, no. Ma che dici? Facciamo i rossetti? Ma che sì! Guarda, allora, il nostro... Ed ecco finito l'espositore! E adesso facciamo i rossettoni da mettere nello spositorone. Allora, per fare i rossettoni avremo la cremina sbrodolina. Tira fuori la cremina sbrodolina. Eccola qua. Metti eccola fuoco, qua. Di a fuoco. I lipstick cases, che ti dico sono due. Lacrime mie o lacrime tue. Ecco, uno è mio, uno è tuo, ce lo facciamo. Sì, quale vuoi? Fammi vedere dove c'è Barbie bionda. Barbie bionda. Oh no. Ovviamente io quello rosia. Poi qui abbiamo del pigmento. Ma questo è per la luce, polvere reattiva alla luce e quello invece per la temperatura. Che bello! Oh, sto volando. Ma facciamo una prova così un attimo. Ma lo usiamo tutto sulla no. mano. Ecco appunto. No! Recuperato. E ora è rosa. Se è la temperatura vuol dire che se io faccio così... In teoria dovrebbe diventare scuro, no? O... Bello, con la temperatura scompare. Con la temperatura fantasma. Ok, poi altre poi cose. Abbiamo la fragranza. Alla fragola sicuro. Vabbè, bando alle ciance, ciancio alle bande. Io direi di partire con sta ciarlatanata che va avanti da 2 ore. Facciamo il primo rossetto? Vai. Ok, il primo rossetto. Prendi 5 grammi della crema che trovi nel kit in dotazione e mettila nel misurino. Ma come faccio a capire che sono 5 grammi? Non ce la fa, abbiamo un misurino speciale. Ovviamente non. Ma sembra un coso per i budini. Beh, è vero, sicuro. Posso dirti che hai ragione. Allora, 5 grammi della crema. Non so quanti che... Cioè, non ho il misurino. Come cacchio ne so. Hai capito? Posso dirti? Ma andiamo ad occhio. Vai, prendi qua una bella sbadia. Oh, saranno 5 grammi. Sembra il gelato, tipo. Tira via con la spanna. Oddio, ma non mettiamone un po' di più, ti prego. Dai, senti, dobbiamo fare il rossetto, fa rossetto. Facciamo le cose fatte bene. Poi c'è scritto, con l'aiuto di un adulto, siamo rovinati, siamo letteralmente rovinati. Metti il misurino a bagnomaria nell'acqua ben calda. Vedi che serviva l'acqua. No, bagnomaria, no. Questa roba del bagnomaria, non la mando Maria, giù. Maria, io esco. Mettiamo la bagnomaria finché non si è sciolta completamente. Dai, andiamo a fare bagnomaria, il bagnomaria. Guarda, posso dirti? Si è sciolta. Bene, ora che siamo andati in bagno dalla Maria, arriva la parte più divertente. Dona un profumo speciale al tuo rossetto con l'aroma alla fragola. Alla fragola era, alla capito? Fragola. Allora l'ho azzeccato. E quanto se ne mettono? Ma guarda che secondo me deve essere liquido sto rossetto. No, va benissimo, non preoccuparti. Ovviamente non ti dicono la quantità. Vai, a sentimento. No, non arriva Natale io, Ma prego, che... al rallentatore sta scena. Ma no, non è possibile. Il dosatore, vabbè, faremo così. Vai, versa, ormai tanto. Ma basterà. Ah! Ora, scegli quale delle due polveri a disposizione aggiungere al tuo preparato. Con uno il tuo rossetto cambierà colore alla luce del sole, con l'altro cambierà colore in base alla temperatura. Fa te. Posso dirti? Meglio provare quello del cambio, perché adesso con la luce è difficile provare quello con la temperatura, va bene. Quanto se ne mette? Letteralmente. A sentimento. A sentimento non c'è scritto. Raga, vi giuro, ci sto provando, Non c'è scritto la quantità di niente. Guarda se in tedesco, in olandese, in inglese, in francese. Ton premier je le vrai. In francese no. Guarda sta di... C'è anche in spagnolo, tuo premier pintalaios. Vabbè, senti, posso dirti? Ma... Chi se ne frega. No! Mescola. Ma cosa mescolo? Mescola che sia finito. Però posso dirti, si diventa sempre di più il bagno della Maria. Ma questo. Davvero, uguale.
Ma guarda te che roba, ma veramente non serve il bagnomaria, questa sta scioglie. È vero che è sciolta. Sì, quindi raga, non vi serve l'acqua. Però secondo me serviva un po' più di pastella decorativa. Aggiungiamo. Aggiungi, va. Aggiungiamo, vai. Beh, abbiamo un altro mestolino? Abbiamo questo. Ma chi? Ma proprio vai, vai. Oh. Sì, ah, ancora? Ah no. Senti, lasciate gli onori di casa di sta porcheria. Vai. Io provo a fare l'altro rossetto nel frattempo. Io giro con tre spatole. E prendo un po'. Uso qua il fabbrica budino. Uso qua la formina budino. Per fare il pintolavio. Hai il cambio, cosa che era? Luce? Ti faccio vedere intanto come sta venendo. Ah, ma poi comunque si è sciolto abbastanza bene. Io non ho mai visto un rossetto che cambia con la luce del sole. In effetti neanche io. Cioè, che cos'è? Sensibile. Buh. Vabbè, sì, diciamo che io ho fatto... Ecco, dopo fatta quella baradan lì... Quella baradan lì... La dovresti mettere dentro a russetin. Il problema è che in teoria andrebbe messo... Ah no, andrebbe messo così... Posso dire. Senti quando scivola lentamente. E poi andrebbe raffreddato, insomma. Comunque secondo me non verrà mai duro quel robo lì. Metto dentro la polverina magica delle sette meraviglie. Oddio. Come si... Sai che mi sa che non... Secondo me è tutto il barattolo da momento. Dici? Ce ne serve molto di più. Guarda. Anche secondo me comunque. Ah, facciamo vedere la scena. Ah sì, perfetto. Oh però dai. Ma in realtà sai che... Gli diamo una passatina in freezer. Ci sta. Sono curiosa, è molto rosia questa cosa. Quanto era rosia. Ma siamo sicuri? Io no, per niente. Posso... Cosa stiamo combinando? Ma ci hai messo la polverina pure? Sì. Ma com'è che è così? Non è diverso. No, è rimasto bianco il mio, eh. Però guarda, guarda come viene. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Raga, adesso lo proviamo a mettere un attimo a raffreddarsi e poi lo proviamo insieme questa meraviglia della creazione della cosmesi italiana. Bene, direi che siamo pronti per aprire il nostro negozio. Ma l'allestimento c'è. Guarda che allestimento, abbiamo anche i campioncini che fai così. E gli dai alla gente, vuoi assaggiare, vuoi sentire. Comunque qua abbiamo i rossetun. Vai. E siamo pronti per provarli, prova prima il tuo. Vai. Che sono molto curioso di vedere cosa... Quello rosa che cambia colore con la no, col pH della pelle. Che non sappiamo che colore faccia effettivamente comunque. Ora è rosso completamente. No, con la temperatura cambia colore. Sì, mi sa di sì, quando... Ora è completamente fucsia perché è gelido. Ok, ma questo ma... Colore, la... Sì, l'avevo messo in freezer per fare sta roba, raga. Vediamo, prova. Io non mi vedo. Madonna, è strano. Com'è? La sensazione è molto strana. Cioè la consistenza... È grumoso tipo. Un po'. Ma cambia colore almeno. È trasparente completamente. Cioè come se non avessi alcun colore. Dai, oh! Cioè ha il potere di diventare trasparente quando te lo metti, ecco cos'è. Bellissimo. Fantastico. Cioè diventa trasparente, capito? Ha il potere di cambiare colore ma di diventare invisibile. Questo qua è l'altro. Che in teoria dovrebbe cambiare colore con la luce. La luce calda, immagino. Penso di sì. Ok, vai, te lo provo. Intanto lo metto, sarà invisibile. Molto irritante. Madonna, tantissimo. Però secondo me ci sta. E secondo me adesso devi andare alla luce del sole per vedere come viene l'effetto. Proviamo. Proviamo. Ci alziamo un attimo. Vai, proviamo. Oh, oh mio Dio! È un puffo! Ma sto male! E le labbra? Sono labbra, boh, poco e niente. Allora, idratante. Sì, idrata benissimo, direi. Solo che i colori non... No, sono invisibili. È come se proprio tu lo metti su invisibile. Basta. Tu potrai dell'invisibilità. Dai, Lisciani, io dico top per l'idea. Ci riproverei. Un altro tentativo. E vi giuro che noi abbiamo altissime... Cioè, per me vince solamente per lo stand. Per lo stand che non siamo riusciti a montare, però... Vabbè, ma siamo un po' scemi noi, questa è colpa nostra. Quindi, tutto questo, direi che la nostra fabbrica di make-up può chiudere. Termina qui. Per fallimento. Ha fallito. Già così, cioè, abbiamo appena fatto una cosa 50 e 50. È in liquidazione totale. Chiama la mamma e chiama l'avvocato. Vabbè, come non detto. Bene, concludiamo quel video. Grazie mille per averci seguito. Io vi ricordo come sempre
di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente anche agli altri canali Instagram e TikTok e ovviamente anche quelli di Gianmarco. Fate una roba del genere, non iscrivetevi al suo, solo al mio. Esatto. Anche perché lo standard è questo poi. Sì, perché no, io sono noiosa, lui è più bravo. No, non è vero. Apriamo una nuova azienda di make up. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!